Bene signori, buongiorno. Iniziamo il corso di condizionamento di base. Naturalmente è un corso di base e del corso di base questa è la prima lezione, l'introduzione. E quindi necessariamente dovrete sorbirvi un po' di teoria, un po' di formule, qualche numero. Ma progettare o capire gli impianti di condizionamento senza far dei conti, senza affrontare anche i numeri, è assolutamente impossibile. Quindi dovete avere un attimo di pazienza, arriveremo alle cose più pratiche, senz'altro, domani e dopodomani ed eventualmente nei corsi applicativi successivi. Allora è chiaro che per il condizionamento dell'aria una delle discipline di maggiore importanza è la trasmissione del calore, come il calore si trasmette. Se dobbiamo condizionare un ambiente, ovviamente non possiamo non tenere in conto del calore che si trasmette dall'esterno verso l'ambiente o viceversa. Quindi dobbiamo essere in grado di calcolare queste quantità di calore che si scambiano tra l'ambiente che vogliamo mantenere in certe condizioni e l'esterno. Ma importante anche dal punto di vista del condizionamento dell'aria sono gli scambi termici a cui è sottoposta una persona, un individuo all'interno di un ambiente è sottoposto a scambi termici. L'aria entro cui è immerso ed anche con le pareti, con l'involucro dell'ambiente. E quindi noi dobbiamo fare qualche considerazione sulla trasmissione del calore per poter valutare questi termini che sono molto importanti nel condizionamento dell'aria. Vediamo di riassumere come si scambia il calore, che cos'è la trasmissione del calore. Ed allora, come vedete qui, possiamo considerare che il calore si scambia attraverso tre meccanismi che sono distinti e che possiamo guardare separatamente uno dall'altro. Il primo meccanismo è la conduzione del calore. La conduzione del calore è il passaggio di calore attraverso i corpi solidi per effetto di differenze di temperatura tra punti diversi del corpo stesso. Se noi prendiamo un tubo di ferro, una barra di ferro e la immergiamo a una estremità in qualche cosa di caldo, addirittura in un fuoco, e l'altra estremità la teniamo in mano, è sensazione comune che dopo un po' la barra comincia a scottare. Il calore si è trasferito attraverso la barra senza che vi sia movimento di materia della barra, ma il calore si è trasferito per conduzione e raggiunge la nostra mano. Questo è un fenomeno di conduzione che riguarda principalmente e soprattutto i corpi solidi. Viceversa, quando andiamo a considerare la trasmissione del calore nei corpi cosiddetti fluidi, nei liquidi o nei gas, ecco che allora quando si trasmette il calore, il liquido o il gas attraverso cui il calore si trasmette di solito non resta fermo. Sono casi del tutto particolari quelli in cui il liquido o il gas rimane fermo e il calore si trasmette per conduzione. Ma piuttosto il fatto che vi è trasmissione di calore mette in movimento il liquido o il gas. Pensate all'aria di questo ambiente a contatto con quel vetro che è più freddo dell'aria dell'ambiente perché all'esterno vi è una temperatura minore. Cosa succede dell'aria a contatto con il vetro, quelle particelle che toccano il vetro? Chiaramente si raffreddano. Raffreddandosi diventano più pesanti dell'aria che è distante dal vetro. Ed allora le particelle più pesanti tendono a scendere e a essere sostituite da particelle più leggere che arrivano a contatto del vetro. E quindi il calore dalla superficie del vetro all'aria di questo ambiente non si trasmette con l'aria ferma, ma si trasmette anche per effetto del movimento dell'aria che lambisce il vetro, si raffredda e poi si allontana dal vetro, si riscalda all'interno dell'ambiente e così via. Questo fenomeno si chiama la convezione
termica, la convezione termica. Avviene anch'essa nei corpi materiali, ci deve essere un qualche cosa che faccia da supporto al passaggio di calore, ma con movimento di materia, coinvolge movimento del gas o del liquido. Qualche volta anche attraverso un gas o un liquido si può avere conduzione pura, non c'è movimento. Se noi mettiamo una lastra, una lamina d'aria e mettiamo una superficie più calda sopra e più fredda sotto, ecco che allora in qualche maniera spesso si ha scarso movimento dell'aria, perché l'aria più calda tende a salire, ma trova la lastra che gli impedisce di salire, se ne resta lì attaccata, e l'aria più fredda che tenderebbe a scendere è più bassa, trova la superficie più fredda e resta ferma. Ma è molto raro che nei corpi liquidi o nei gas, come si dice, nei fluidi, non vi sia movimento di materia assieme al passaggio di calore, e il movimento contribuisce al passaggio di calore. Questo fenomeno si chiama la convezione, quindi qualcosa di diverso, obbedisce a leggi diverse della conduzione. E poi abbiamo un terzo modo di trasmissione del calore, che è quello che avviene anche senza che vi sia materia attraverso cui si ha lo scambio termico. Tipico esempio è lo scambio di calore che avviene tra il Sole e la Terra, anche attraverso lo spazio dove non c'è praticamente nulla. Perché? Perché questo scambio di calore avviene per radiazione, attraverso, come si dice, un campo elettromagnetico, attraverso un qualche cosa che ha la stessa natura delle onde radio, che ha la stessa natura dei raggi X, cioè trasmissione per radiazione attraverso onde elettromagnetiche che si propagano anche nel vuoto, ma anche attraverso i corpi più o meno trasparenti. E infatti è sensazione comune che se ci mettiamo abbastanza vicini a una fiamma, a un caminetto, noi abbiamo una sensazione di caldo nella superficie del nostro corpo rivolta verso la fiamma, mentre la superficie che non vede la fiamma, che non è in vista, non avverte questa sensazione di caldo. Quindi la sensazione di caldo non è l'aria calda che ci lambisce, ma è piuttosto proprio la radiazione termica, questo campo radiante, questa onde elettromagnetiche che ci colpiscono e scaldano. Naturalmente, affinché corpi diversi possano scambiarsi calore per radiazione, devono vedersi uno con l'altro, perché se sono nascosti uno dall'altro non possono scambiare direttamente calore per radiazione. E poi il mezzo che separa questi due corpi deve essere almeno parzialmente assorbente alle radiazioni elettromagnetiche, e cioè non totalmente assorbente, deve essere almeno parzialmente assorbente, cioè trasparente in più o meno grande entità. Questi sono i tre mezzi della trasmissione del calore, che ovviamente obbediscono, essendo meccanismi completamente diversi uno dall'altro, obbediscono a leggi fisiche completamente diverse una dall'altra. E le leggi fisiche fondamentali a cui obbediscono questi modi di trasmissione del calore sono queste. Se noi abbiamo, facciamo un caso semplice, una lastra che può essere una parete, questa parete qui, una lastra piana, e imponiamo una temperatura diversa su una faccia rispetto all'altra, chiaramente allora passa una potenza termica tra la faccia più calda e la faccia più fredda, fluisce una potenza termica, e questa è per conduzione, perché siamo attraverso una parete, attraverso una lastra che noi supponiamo di materiale solido. Come facciamo a calcolare questa potenza termica che passa? La formula che ci permette di calcolarla è semplicemente abbastanza
ovviamente questa, cioè la potenza termica che passa, questo Q, possiamo esprimerlo in watt o in chilocalorie all'ora, in tutte le unità che esprimono una potenza, è proporzionale a A, l'area della parete che teniamo in considerazione. È chiaro, se prendiamo un metro quadrato o ne prendiamo tre, a parità di condizioni, attraverso 3 metri quadrati passeranno 3 volte tanto chilocalorie all'ora di quanto non passino attraverso 1 metro quadrato. Poi, inversamente proporzionale, vedete che al denominatore, quell'S è lo spessore. A parità di condizioni, a parità di materiale e a parità di differenza di temperatura tra una faccia e l'altra, è chiaro che se raddoppiamo lo spessore della parete, attraverso la stessa area passa una potenza termica a metà di quando non passi per uno spessore mezzo di quello considerato. E quindi S lo spessore è al denominatore, inversamente proporzionale. Poi è direttamente proporzionale alla differenza di temperatura tra le due facce, TSI meno TSE vorrebbe dire la temperatura superficiale interna e la temperatura superficiale esterna, se stiamo considerando una parete, interna ed esterna hanno un significato preciso. È chiaro che se io impongo 10 gradi di differenza di temperatura o 20, a parità di altre condizioni, di spessore di area considerata, nel caso di 20 gradi passerà il doppio della potenza termica che passa nel caso di 10 gradi differenza di temperatura. E poi naturalmente dipende dal materiale che consideriamo, perché a parità di condizioni, chiaro che se la parete è d'argento o se la parete invece è di un materiale isolante di sughero, nel primo caso passerà molto più calore, l'argento è un ottimo conduttore del calore, che non nel secondo caso. E quindi in questa formula ciò che tiene conto del particolare materiale è quella lambda lì, quella lettera greca lambda, che si chiama la conducibilità termica del materiale, è una caratteristica del materiale, ogni materiale ha il proprio valore. Questa grandezza si esprime in watt per metro e per grado di differenza di temperatura, quindi è una grandezza che ha certe unità di misura che possono essere queste, watt per metro e per grado centigrado. Oppure, se invece di utilizzare il sistema SI, sapete il sistema di unità di misura che adesso è reso obbligatorio, che è un po' più complicato, si usa il sistema cosiddetto pratico, questa conduttività termica la esprimiamo in chilocalorie per ogni ora, per ogni metro e per ogni grado centigrado di differenza di temperatura. Ovviamente l'argento, essendo un ottimo conduttore del calore, e anche gli altri metalli, l'argento è il migliore di tutti, ma anche gli altri metalli, hanno valore di conducibilità termica elevata. Mentre gli isolanti sono caratterizzati da avere il valore di lambda basso. Quindi ciò che distingue un materiale buon conduttore da un materiale isolante è proprio il valore di conducibilità termica, di conduttività termica. Per l'argento, per il rame, possiamo raggiungere in quelle unità di misura watt su metro e grado valori di 300, diciamo, l'argento meglio, il rame un po' sotto, mentre per gli isolanti termici, sempre nelle unità watt su metro grado centigrado, raggiungiamo valori attorno a 0,04 anche, e per gli ottimi isolanti 0,02, 0,025 per il poliuretano espanso, che è uno degli isolanti più efficaci dal punto di vista dell'isolamento termico. Naturalmente anche nel caso delle pareti di un edificio non sempre
anzi raramente abbiamo un solo strato di materiale omogeneo, una sola lastra di materiale. Di solito noi abbiamo più lastre impaccate una vicino all'altra, perché abbiamo la parte strutturale, non so, calcestruzzo o mattoni, ma poi negli edifici, soprattutto dopo le leggi sul risparmio energetico, ci mettiamo anche degli strati isolanti vicino e poi abbiamo l'intonaco esterno, l'intonaco interno, quindi di solito abbiamo delle strutture che si chiamano strutture a strato composto, cioè più strati semplici impaccati uno vicino all'altro. E allora la formula che risolve la potenza termica che passa attraverso questa struttura è quella più sotto che vedete, che dice che il flusso termico, la potenza termica, è proporzionale all'area di scambio, alla differenza di temperatura applicata alle facce estreme di questo sandwich, di questo pacco, fratto la somma degli spessori di ogni strato diviso la conducibilità termica di ogni strato. Quindi se abbiamo tre strati, quindi abbiamo lo spessore del primo fratto la conducibilità del primo, più lo spessore del secondo fratto la conducibilità del secondo, più lo spessore del terzo strato fratto la conducibilità del terzo, e così via. Quindi siamo in grado di calcolare il flusso termico. Flusso termico naturalmente che è a regime, cioè quando imponiamo questa differenza di temperatura, aspettiamo un bel pezzo fino a che la potenza termica raggiunge un valore di regime. Se invece applichiamo questa differenza di temperatura, appena l'abbiamo applicata, certamente non abbiamo il passaggio di quel flusso termico, abbiamo un transitorio, cioè il periodo in cui la parete si mette a regime. Passiamo adesso invece a vedere la convezione termica, come si esprime, come calcoliamo il flusso termico, sempre la potenza termica. Flusso termico vuol dire potenza termica, cioè chilocalorie ogni ora, o watt, cioè joule ogni secondo. In convezione semplicemente la calcoliamo con una relazione di questo tipo. Se abbiamo una certa superficie solida, quale può essere quella di questo vetro, che è a temperatura TS ed è lambita da un fluido, nel caso del vetro è lambita dall'aria, e l'aria nella sua massa, non vicinissimo al vetro ma a distanza dal vetro, nella massa che si vi è nell'ambiente, ha una temperatura T, ecco che il flusso termico è proporzionale alla differenza di temperatura TS meno T, temperatura sulla superficie del solido meno temperatura dell'aria, del gas, del liquido che lambisce la superficie. Supponiamo naturalmente che la temperatura della superficie sia maggiore di quella del gas, dell'aria che lo lambisce. Se fosse l'inverso, mettiamo T meno TS invece per avere. Poi, proporzionale direttamente il flusso termico è all'area considerata. Se io considero un metro quadrato di vetro, 3 metri quadrati, chiaramente le cose si moltiplicano per 3 nel secondo caso rispetto al primo. E coefficiente di proporzionalità è quello che si chiama il coefficiente convettivo o di scambio termico superficiale, o coefficiente di convezione termica, questo alfa C, alfa di convezione. Si esprime in chilocalorie all'ora per metro quadrato di superficie e per grado centigrado di differenza di temperatura nel sistema pratico. Se vogliamo andare invece al sistema SI, watt su metro quadrato, grado centigrado, grado Kelvin, sapete, sono la stessa cosa quando consideriamo differenze. Il Kelvin è la scala delle temperature assolute. Naturalmente questo coefficiente di convezione qui dipende moltissimo dal fluido e da come questo si muove attorno alla superficie considerata. Abbiamo due casi che possiamo distinguere.
quello di convezione cosiddetto natto-molare, per rendere concrete le cose, si muove attorno alla superficie solo per effetto della differenza di temperatura che esiste tra la superficie e l'aria stessa. E allora l'aria vicino alla superficie è più fredda, se la superficie è più fredda va in giù, l'aria a distanza invece, visto che questa va in giù, deve sostituirla e si muove. Questo si chiama convezione naturale. Se invece adesso chiaramente noi mettessimo un ventilatore e spingessimo l'aria a grande velocità contro quel vetro, chiaramente la potenza termica scambiata aumenterebbe anche molto sostanzialmente. Saremmo in una situazione di convezione cosiddetta forzata, perché il moto dell'aria non è più dipendente solo dalla differenza di temperatura tra l'aria e la superficie del vetro, ma è praticamente dipendente dal tipo di ventilatore che io ci metto a spingere l'aria contro il vetro. E nel secondo caso lo scambio termico sarebbe molto più efficace. Sapete che se io volessi aumentare lo scambio termico da quel radiatore verso quest'ambiente, se ci mettessi una ventola sotto a spingere l'aria attraverso quel radiatore, otterrei uno scambio termico molto più efficace di quanto invece non ottengo semplicemente lasciando che l'aria si muova naturalmente per effetto delle differenze di temperatura. Nel primo caso l'aria scambia calore con il radiatore per convezione naturale, nel secondo caso avrei convezione forzata molto più efficace. Nella convezione il coefficiente dipende quindi principalmente dalla velocità dell'aria. Poi dipende per convezione naturale dall'orientazione della superficie e da come il flusso termico si propaga, in quale senso si propaga. È chiaro che se io ho una superficie che è più fredda dell'aria e considero la superficie inferiore di una certa lastra, ho uno scambio termico più efficace che non se avessi una superficie più calda dell'aria, perché se ho una superficie più fredda dell'aria, l'aria a contatto della superficie si raffredda e tende a cadere e a essere sostituita da altra aria e nulla impedisce all'aria di cadere. Se invece ho una superficie più calda, orizzontale, rispetto all'aria che è più fredda, l'aria a contatto con la superficie tende a scaldarsi di più di quanto non sia l'aria a distanza. Scaldandosi diventa più leggera, tenderebbe a salire, ma tendendo a salire trova la superficie stesa che l'impedisce di muoversi con velocità e quindi il movimento è rallentato e in questo secondo caso abbiamo convezione più modesta di quanto non avessimo nel primo caso. Naturalmente le cose sono perfettamente opposte se considero il piano superiore, la superficie superiore di un piano orizzontale. Se la superficie è riscaldata rispetto all'aria, il movimento è molto più rapido perché l'aria si riscalda, tende ad andare in su e non è ostacolata. Se la superficie invece è più fredda dell'aria, lo scambio termico è rallentato, è meno efficace che nel primo caso, perché la superficie stessa impedisce, tende a ostacolare il moto dell'aria. Ecco che allora devo tener conto di tutti questi fattori nello scambio termico che riguarda l'aria di un ambiente rispetto alle superfici dell'ambiente stesso, perché ho delle superfici verticali e lì va benissimo, ma posso avere anche superfici che scambiano calore, che sono orizzontali, tipo un pavimento, che magari sia su pilotie, quindi raffreddato da aria sottostante, oppure un soffitto che sia raffreddato per il fatto che è esposto verso l'esterno su una terrazza o su un tetto di qualsiasi tipo. Diciamo che il valore del coefficiente di convezione per una superficie orizzontale con il flusso discendente è di circa una chilocaloria per ogni metro quadro di superficie, per ogni ora e per ogni grado centigrado. Mentre per una superficie orizzontale con il flusso ascendente si sale a 4-6 chilocalorie su metro quadro ora grado centigrado. Quindi quell'esempio che vi ho fatto sulla superficie calda o fredda rispetto all'aria che lo lambisce quando la superficie è orizzontale, nel caso il movimento dell'aria sia ostacolato, abbiamo circa una chilocalorie per ogni metro quadro ora grado.
mentre se il movimento dell'aria non è ostacolato, questo flusso scambiato si esalta di 4-5 volte, abbiamo 4-6 kcal per metro quadro ora grado centigrado. Mentre per una superficie verticale il valore del coefficiente di convezione in aria tranquilla, quale quella che abbiamo di solito all'interno degli ambienti, vale 3-4 kcal su metro quadrato ora grado centigrado. Questi sono i valori che si assumono. E adesso abbiamo il terzo modo di scambio termico. Uno può dire: cosa mi interessa la radiazione termica? Interessa moltissimo nello scambio termico in un edificio, in un ambiente. Interessa moltissimo perché, come vedremo, lo scambio termico che riguarda una persona rispetto all'ambiente entro cui questa persona opera, per effetto che la temperatura sulla superficie del corpo è più alta di solito della temperatura dell'aria, questo scambio termico avviene grosso modo per metà per convezione, cioè verso l'aria che è a contatto con la superficie del corpo, magari attraverso i vestiti, e per metà invece, più o meno, adesso dipende dalla situazione, ma grosso modo, per radiazione, cioè per metà noi perdiamo calore perché il calore va per radiazione alle superfici delle pareti, del pavimento e del soffitto che avvolgono la persona quando questa è all'interno di un ambiente. Quindi non sembrerebbe, uno direbbe, la radiazione non mi interessa, queste temperature così basse che importanza può avere? No, ha importanza enorme, ha importanza molto grande, perché è un termine che ha la stessa praticamente importanza del calore convettivo scambiato. Allora, se guardiamo cosa avviene per scambio termico per radiazione, possiamo considerare la situazione di due superfici che si scambiano calore per radiazione termica guardandosi una con l'altra. E allora, se una è a temperatura T1 e una a temperatura T2, qui dobbiamo usare le temperature assolute, cioè la scala Kelvin. La scala Kelvin è quella che si ottiene aggiungendo 273 gradi alla scala centigrada, cioè 0 centigradi vuol dire 273 gradi assoluti Kelvin rispetto allo 0 assoluto, che è a meno 273 centigradi. Allora abbiamo che la potenza termica scambiata dipende anche qui dall'area che consideriamo. Se consideriamo un metro quadrato o tre, abbiamo uno tre volte nel secondo caso rispetto a quanto abbiamo nel primo caso. Dipende dalla differenza delle temperature alla quarta potenza, quindi è un termine, la radiazione, che dipende fortemente dalle temperature, perché dobbiamo elevare alla quarta potenza la temperatura per avere questo termine di scambio termico. Dipende da questo sigma n, che è una costante caratteristica della fisica, si chiama la costante di Stefan Boltzmann e ha questo certo valore, 487 per 10 alla meno 8 kcal su metro quadro ora grado Kelvin alla quarta, quindi quello è una certa costante. E poi dipende dalle caratteristiche delle superfici. Cosa interessa delle superfici in questo scambio termico radiante? Interessa se sono più o meno assorbenti, più o meno riflettenti. Una superficie solida che sia colpita da radiazione elettromagnetica, da flusso di energia radiante, può in parte riflettere questa energia, la ributta via verso la direzione di provenienza, in parte la assorbe. Chiaramente superfici assorbenti, per esempio, almeno nel campo della radiazione visibile, sono quelle nere, che hanno un colore nero, e allora per definizione
almeno nel campo della radiazione visibile, sono quelle che assorbono tutto, non riflettono niente e noi le vediamo nere. Invece nel campo sempre del visibile, superfici fortemente riflettenti sono quelle a specchio, speculari, chiaramente l'energia che le colpisce viene riflessa quasi completamente. Oppure, se non vogliamo andare proprio alle speculari, anche diciamo per quanto riguarda il colore, le superfici bianche sono quelle che colpite da radiazione la riflettono in rapporti, in proporzione piuttosto elevata. Bene, quello che interessa in questo scambio termico è proprio quello che si chiama l'emissività o il coefficiente di assorbimento delle due superfici. Il coefficiente di assorbimento varia da 0, la superficie riflette tutto quello che la colpisce, ad 1, come caso estremo, la superficie assorbe tutto quello che la colpisce. Quindi questi due numeri, Epsilon 1 e Epsilon 2, uno si riferisce a una superficie, uno si riferisce all'altra, sono numeri che variano tra 0 e 1, possono avere valore da 0 a 1, hanno valore vicino allo 0 se la superficie è molto riflettente, hanno valore vicino a 1 se la superficie è molto invece assorbente. È chiaro che in questo caso si scambia molto più flusso termico quando le superfici sono molto assorbenti. Se vogliamo invece scambiare poco flusso termico, poca potenza termica, dobbiamo portarci alla situazione che le superfici siano riflettenti, abbiano questi epsilon piccoli, il più piccolo possibile. Prego. Si può trovare anche 0,02. No, vicino allo 0 quando sono riflettenti. Quando sono riflettenti, perché questo epsilon è il coefficiente di assorbimento che coincide con quella che chiamiamo l'emissività. Quindi vicino a 0 sono le superfici riflettenti, vicino ad 1 sono le superfici assorbenti. Rispetto alla radiazione termica di lunghezza d'onda elevata, che è quella che interessa gli scambi termici a temperature, diciamo, vicino a quell'ambiente o poco diversa, i materiali da costruzione si comportano tutti come superfici abbastanza fortemente assorbenti. Hanno coefficienti di assorbimento, quindi emissività, certamente superiori a 0,9 e anche 0,95, quindi assorbono il 90-95% della radiazione termica che li colpisce. Diverso invece è il discorso se andiamo a lunghezze d'onda molto più alte di quanto non siano quelle coinvolte negli scambi termici a temperature ambienti, perché allora possiamo avere anche assorbimenti molto più bassi. Per esempio, rispetto alla radiazione solare, che è una radiazione che ha lunghezze d'onda piuttosto basse, perché è radiazione emessa da un corpo a temperatura molto elevata, e tanto più elevata è la temperatura del corpo che emette radiazioni, tanto più piccole sono le lunghezze d'onda, rispetto a questa radiazione possiamo avere che superfici colorate di bianco sono superfici che hanno una riflessione non indifferente. Guardate che è molto strano il comportamento nella radiazione termica delle superfici e molto spesso sì, ma molto spesso no, può essere questo comportamento riportato a ciò che è la nostra sensazione visiva. L'esempio più classico è per esempio quello di un vetro. Un vetro rispetto alla nostra sensazione visiva è trasparente, però rispetto alla radiazione termica emessa da quella superficie di là della strada è un corpo perfettamente opaco. Si comporta come una parete di mattoni. Perché? Perché la radiazione termica emessa da quella parete di là della strada è una radiazione termica a lunga, ad alta lunghezza d'onda mediamente, perché la temperatura è piuttosto bassa. E il vetro ha un comportamento completamente diverso rispetto alla radiazione,
in dipendenza dalla lunghezza d'onda. Con lunghezze d'onda alte, elevate, il vetro può essere completamente opaco, anche in spessori piuttosto piccoli. Quando invece andiamo a considerare la radiazione solare, che è una lunghezza d'onda piuttosto bassa perché è emessa da un corpo ad elevatissima temperatura, si pensa che la superficie esterna del Sole, cioè quella proprio da cui ha origine la radiazione termica, sia a temperatura poco meno di 6.000 gradi, quindi è una temperatura piuttosto elevata per i nostri standard, ecco, allora nel caso del Sole la radiazione termica ha lunghezza d'onda bassa e rispetto alla bassa lunghezza d'onda il vetro è molto trasparente, infatti la radiazione solare entra attraverso il vetro. Quello che non dobbiamo dimenticarci è che il nostro occhio vede come luce, come sensazione luminosa, solo un piccolissimo intervallo di lunghezze d'onda, tra 0,4 e 0,7 millesimi di millimetro di lunghezze d'onda. Ma la radiazione termica ha un campo in cui si esplica molto, molto più vasto di questo, e tutto il resto noi non lo vediamo. La radiazione emessa da un corpo solido a 20 gradi, a 30, a 50, noi non lo vediamo, se è buio, se non riflette il corpo, luce emessa da qualche altro corpo, noi al buio non lo vediamo, ma lei, questo corpo continua a emettere radiazione, solo che è radiazione non visibile. E questo è molto importante. Ecco che un altro esempio che possiamo fare, per esempio, sapete, nelle bottiglie termos, perché si hanno due superfici affacciate, tra cui l'intercapedine viene fatto il vuoto spinto e queste superfici sono tirate a specchio. Proprio perché facendo il vuoto nell'intercapedine che costituisce la parete di un termos, noi leviamo tutta la materia, leviamo l'aria, e quindi non possiamo avere né conduzione né convezione perché vogliono la presenza di materia. Resta però la radiazione che può passare. E noi la bottiglia termos vogliamo che sia quanto più isolante possibile. E allora vogliamo eliminare o ridurre quanto più possibile la radiazione. Per ridurre la radiazione dobbiamo tenere questo termine il più piccolo possibile. Le temperature sono quelle che sono. Se l'esterno è a 20 gradi e vogliamo mantenere il tè a 80 gradi, le temperature sono 20 da una parte e 80 dall'altra, praticamente sulla superficie, no? La costante è quella che è, l'area dipende dalla forma della bottiglia, certamente le bottiglie più efficaci quando dobbiamo mettere dentro un gas liquefatto, l'elio, le facciamo sferiche, perché? Perché sono la sfera è la forma che ha il maggior volume dentro con la minore area laterale, ma però insomma non possiamo fare sferiche nei termos. E quindi l'area è quella che è, quello che possiamo agire sono sulle proprietà delle superfici, e se noi le rendiamo queste superfici molto riflettenti, quindi ricoprendole con deposizione di argento metallico nel vetro, rendendole proprio speculari, noi riusciamo a ridurre questi numeri a valori molto, molto piccoli. Mettendo piccoli questi numeri il denominatore diventa grande e diventando grande il denominatore di questa frazione totale diventa piccolo naturalmente il flusso termico scambiato. Se vogliamo poi isolare ancora di più dovremmo metterci degli schermi opachi, cioè tra queste due superfici che si guardano una con l'altra molto riflettenti, se ci mettiamo anche altre lamine dentro che impediscono il percorso della radiazione ne rendiamo ancora più isolante la faccenda. Allora, andando avanti su questo discorso della radiazione termica, che cosa abbiamo? Che possiamo trasformare un po' quella relazione che abbiamo visto prima per renderla equivalente ad una espressione simile a quella della convezione termica. Cioè imponiamo che quella relazione lì sopra la si esprima come un coefficiente di radiazione per un'area per una differenza di temperatura. Chiaramente questo coefficiente simile a quello di convezione che chiamiamo di radiazione dipende fortemente dalla differenza di temperatura. Ma siccome siamo nell'ambito, per i problemi che ci interessano, della temperatura ambiente, vogliamo noi calcolare gli scambi termici tra il corpo umano e le superfici di un ambiente, oppure tra le pareti di un edificio
e ciò che sta fuori all'edificio o ciò che sta dentro all'edificio stesso, siamo sempre a temperature attorno alla temperatura ambiente, 10 gradi più, 10 gradi meno, e allora questo coefficiente di radiazione, che dipende fortemente dalla temperatura, in particolare dalla temperatura media, perché avevamo una differenza alle quarte potenze della temperatura, e chi vogliamo scriverla come una differenza semplicemente delle temperature alla prima potenza, questo coefficiente qui possiamo calcolarlo in termini relativi ai valori di emissività di coefficienti di assorbimento che riguardano i materiali edilizi o riguardano il corpo umano vestito o non vestito, quando noi trattiamo i problemi degli edifici o degli scambi termici del corpo umano con l'ambiente entro cui il corpo, l'individuo opera. E allora, mettendo valori delle emissività molto vicini a 1, perché purtroppo sulle murature, sui vetri e sui pavimenti non possiamo mica renderli lucidi, speculari, e il corpo umano non possiamo certo vestirci di argento, troviamo quanto vale questo coefficiente di irraggiamento che mi permette di calcolare la potenza termica scambiata per irraggiamento come proporzionale all'area di scambio alla differenza di temperatura tra una superficie emittente e la superficie ricevente, per esempio quella superficiale di un corpo umano e le pareti di un ambiente. E se faccio questi conti vedo che grosso modo il coefficiente di radiazione, quello che messo qua dentro mi permette di calcolare il flusso termico, vale dalle 3 alle 4 kcal per ogni metro quadrato, per ogni ora, per ogni grado centigrado. E vedete che ha valori che sono praticamente equivalenti ai valori del coefficiente di convezione. Ecco quindi che se io sono all'interno di un ambiente e ho aria a 20 gradi e sono circondato da pareti a 20 gradi centigradi, praticamente scambio quantità di calori che sono equivalente verso l'aria dell'ambiente per convezione e verso le pareti che mi circondano, che vedono il mio corpo, e ancora considerate a circa 20 gradi. Adesso naturalmente dobbiamo fare il caso completo per la parete. Io devo calcolare il carico termico, come vedremo, qual è il flusso termico che per esempio d'inverno esce dall'aria di questo ambiente verso l'aria esterna. Perché? Perché chiaramente questo flusso che esce dovrò controbilanciarlo con una potenza termica da rendere all'ambiente, da dare all'ambiente con un corpo scaldante, con un radiatore o buttando dentro aria calda in qualche maniera per mantenere l'ambiente alle condizioni in cui voglio. E allora come passa il calore, il flusso termico dall'aria di questo ambiente all'esterno? E passa attraverso tre meccanismi, diciamo, in serie uno all'altro. Per prima cosa abbiamo il meccanismo della convezione, a cui si può aggiungere radiazione, che dall'aria dell'ambiente porta il calore alla superficie interna di questo vetro. Il calore passa per convezione, eventualmente per radiazione, fino alla superficie. Poi attraverso lo spessore del vetro, questo flusso termico, come passa? Lì per conduzione, lì non c'è altra via che per conduzione. Arrivato sulla superficie esterna di questo vetro, questo calore com'è che se ne va all'aria esterna? Un'altra volta per convezione o radiazione, cioè dalla superficie parte può essere irradiata verso gli edifici vicini, verso la volta celeste, e parte invece va all'aria per convezione. Come faccio a trattare allora questo caso? Si può trattare in maniera abbastanza semplice scrivendo le equazioni che abbiamo riconsiderato prima per convezione verso l'aria, per radiazione verso l'involucro in vista, e quindi globalmente il flusso in parallelo dall'aria alla superficie, dalla superficie all'aria
e a tutto ciò che la superficie vede, posso esprimerlo come Q uguale area di scambio, differenza di temperatura tra la superficie e l'aria che lambisce la superficie, e la somma dei due coefficienti di convezione e di radiazione, perché sono flussi in parallelo. E allora scrivo uno, scrivo l'altro, il flusso totale è la somma dei due flussi. Questo coefficiente globale di convezione più radiazione si chiama il coefficiente di adduzione o adduttanza superficiale. Lo chiamo alfa, alfa esterno per la superficie esterna, l'alfa interno per la superficie interna. Ripeto, è la somma del coefficiente di convezione più quello di radiazione, perché sullo scambio termico superficiale i due flussi termici sono in parallelo e quindi si sommano uno con l'altro. Mentre il flusso termico che passa per conduzione lo esprimerò secondo la formula della conduzione che abbiamo visto precedentemente. Adesso a regime permanente devo concludere che il flusso termico che passa dall'aria e dall'ambiente interno alla superficie è uguale a quello che passa attraverso il vetro, è uguale a quello che dalla superficie esterna passa verso l'esterno. A regime noi dovremmo avere l'uguaglianza di questi tre termini. Imponendo che questi tre termini sono uguali, io semplicemente posso esprimere il flusso termico che viene trasmesso, che viene disperso, se volete, d'inverno da dentro a fuori, l'estate invece entrerà da fuori a dentro, ma l'estate avremo tanti altri termini, è semplicemente un K per l'area di scambio per la differenza di temperatura tra l'aria interna e l'aria esterna. Ammesso che le superfici interne e le superfici esterne verso cui si esplica il fenomeno della radiazione siano alla stessa temperatura rispettivamente dell'aria interna e aria esterna. E quindi abbiamo questa semplicissima formula. Q uguale area di scambio per differenza di temperatura aria interna meno aria esterna, se siamo d'inverno, l'estate invertiremo se mettiamo il valore più grande di temperatura meno quello più piccolo, per un coefficiente K. Questo K è quello che si chiama la trasmittanza della parete, per esempio, o del vetro, o del soffitto, di quello che vogliamo. E questo K naturalmente dipende dal coefficiente di adduzione interno, dal coefficiente di adduzione esterno, dallo spessore della parete e dalla conduttività termica del materiale di cui la parete è costituita. Componendo quelle formule di prima troviamo questa, che K lo possiamo trovare come 1 fratto 1 su alfa interno più 1 su alfa esterno più S su lambda. Se invece di avere una parete semplice con un solo strato di una sola conduttività ne abbiamo una parete a pacco con più strati, ognuno dei quali è fatto di un materiale che ha una certa conduttività, e allora naturalmente lì sotto aggiungiamo tanti termini S su lambda, spessore fratto conduttività, quanti sono gli strati. Se poi abbiamo un qualche cosa che non è calcolabile come spessore per conduttività, e l'esempio è abbastanza chiaro nel caso delle pareti, se abbiamo le pareti, molto spesso abbiamo degli intercapedini d'aria dentro le pareti, ma nell'intercapedine l'aria non rimane ferma, quindi non possiamo mettere uno spessore dell'intercapedine fratto la conduttività dell'aria, perché l'aria non rimane ferma nell'intercapedine, perché abbiamo visto che abbiamo la convezione. Allora, per l'intercapedine parliamo di conduttanza, ogni strato di un certo spessore con certe caratteristiche e dipende anche dalle proprietà radianti delle superfici, lo caratterizziamo con un certo valore di conduttanza, sperimentalmente la determiniamo oppure anche con certi calcoli che adesso non stiamo certamente a dare, e allora sommiamo anche il reciproco, l'inverso delle conduttanze. Se c'è qualche cosa che non si presta a essere calcolato all'interno della parete come spessore fratto conduttività.
tipico lo strato d'aria. E quindi possiamo determinare la trasmittanza della parete. È chiaro che la trasmittanza della parete indica quanto più o meno la parete isola l'ambiente dall'esterno. Trasmittanze basse, possiamo avere l'ordine di grandezza di 0,6, 0,4 anche watt su metro quadrato Kelvin, vuol dire che sono pareti molto ben coibentate, isolanti, isolano bene l'interno dall'esterno o viceversa. Viceversa, se abbiamo delle strutture su un edificio che non hanno particolare isolamento termico e non sono state particolarmente curate per quanto riguarda la coibentazione, questo si tradurrà nel fatto che abbiamo delle strutture che hanno una trasmittanza elevata, 2, 1,5, anche più. Praticamente una superficie, una parete, una struttura che è pochissimo isolante è quella del vetro. Un vetro è uno spessore molto piccolo di un materiale che ha una conducibilità termica piuttosto elevata. Quindi praticamente la trasmittanza di una lastra di vetro si riduce ad essere uguale a 1 fratto 1 su alfa i più 1 su alfa e, essendo lo spessore fratto la conduttività trascurabile rispetto agli altri termini. E siccome per alfa i e alfa e prendiamo dei valori che all'interno per l'aria interna sono attorno a 7 kilocalorie su metro quadro ora grado centigrado, abbiamo detto circa 4 per la convezione, circa 3 o 4 per la radiazione, quindi 7 in totale. All'esterno invece prendiamo un valore abbastanza maggiore di questo, perché all'esterno non abbiamo aria tranquilla, di solito abbiamo un po' di ventosità, un minimo di vento, un minimo di movimento dell'aria proprio non causato dallo scambio termico. Potremmo prendere un valore di 20 kilocalorie su metro quadro ora grado centigrado per la adduzione esterna, tutto il resto per un vetro è trascurabile, e quindi abbiamo un K che è dell'ordine di 5-6 kcal su metro quadro ora grado. Quindi è una superficie che trasmette molto calore da dentro a fuori o da fuori a dentro. Se naturalmente vogliamo migliorare le caratteristiche di un vetro, lasciando la sua caratteristica principale, che è quella di essere trasparente alla luce, possiamo ricorrere alla vetrocamera. E allora aggiungiamo la resistenza reciproco della conduttanza di uno strato d'aria. E vedremo un attimo se volete anche questo aspetto. Comunque, quanto vi dicevo sui valori del coefficienti di adduzione è riportato qui. Vedete, valori consigliati dalle norme UNI, esistono delle norme per il calcolo dei disperdimenti termici invernali nel nostro paese, per le adduttanze unitarie superficiali, cioè quegli alfa, la somma dell'alfa convettivo più l'alfa radiante, abbiamo all'interno dei locali in aria calma, per una superficie orizzontale, flusso di calore ascendente 8 kcal su metro quadro ora grado. Se invece il flusso è discendente abbiamo 5, discorso che abbiamo fatto prima, che la convezione risente per una superficie orizzontale se ostacola il moto oppure no. Per una superficie verticale, invece quelle che riguardano le pareti qui all'interno, 7 kcal su metro quadro ora grado centigrado. Viceversa, per le superfici rivolte all'esterno, e si considera quindi tipico un valore del vento di 4 metri al secondo, mettendoci nelle condizioni un po' gravose, il calcolo dobbiamo farli naturalmente in condizioni non tranquille, ma verso un po' condizioni le più gravose, anche se non in assoluto le più gravose, assumiamo per una superficie verticale oppure una superficie orizzontale con flusso di calore ascendente 20 kcal su metro quadro ora, per una superficie orizzontale con flusso discendente 14, vedete. Ecco, qui è anche la stessa relazione di prima, Q su A uguale KTI meno TE, l'abbiamo portato al denominatore,
Possiamo di volta in volta uguagliarlo al coefficiente di adduzione interno per la differenza di temperatura interna meno quella sulla superficie interna. Uguagliando queste due formule, il flusso termico è lo stesso, chiaramente a regime, possiamo ricavare il valore della temperatura sulla superficie interna. Quindi se vogliamo sapere che valore ha la temperatura sulla superficie di questa parete, se uso questa formula me lo ricavo questo valore. Oppure che valore ha la temperatura sulla superficie esterna, abbiamo questa relazione qui che mi permette di determinarlo. Vedete come la temperatura varia all'interno di una parete fatta da due strati, il cui questo qui è più isolante di questo. Abbiamo la temperatura interna dell'aria, poi abbiamo una certa caduta di temperatura fino alla superficie interna. Poi abbiamo che la temperatura precipita, va giù molto rapidamente nello strato isolante. Invece la temperatura varia, ma in maniera molto più blanda, in uno strato con invece meno isolante, più conduttore del calore, quale potrebbe essere uno strato isolante di polistirolo, e invece la muratura. E poi la temperatura ha un piccolo crollo, si abbassa ancora, dalla superficie esterna verso l'aria esterna, la resistenza di adduzione esterna. Ecco, qui avete un'altra figuretta che vi fa vedere i coefficienti o il reciproco dei coefficienti di adduzione, che vengono di solito assunti a base dei calcoli negli impianti termici nel nostro paese. E qui, se abbiamo due minuti da dedicare a questo discorso, possiamo anche vedere cosa succede per un intercapedine di un vetro. Allora, vedete, qui è la conduttanza, il reciproco della conduttanza, 1 fratto C, per uno strato, una lamina d'aria verticale in funzione dello spessore. Allora, naturalmente, questa conduttanza dipende dallo scambio termico convettivo attraverso l'aria, e questo è indipendente dalle caratteristiche delle superfici, sia che siano lucide, sia che siano opache, sia che siano trasparenti. Lo scambio termico attraverso l'aria per convezione resta lo stesso. La convezione dipende dallo spessore dello strato. Se noi prendiamo superfici che sono molto assorbenti, superfici che sono molto assorbenti, allora questo A1, 1 su epsilon 1 più 1 su epsilon 2 meno 1, che era quel fattore che compariva nella formula dello scambio termico per radiazione, possiamo dire che vale per esempio 0,82 quando epsilon vale oltre 0,9 o quello che è. E allora la resistenza di questo strato, cioè l'inverso della conduttanza, quindi tanto più alta è questa curva, tanto più resistente allo scambio termico è lo strato, dipende dallo spessore dello strato. Vedete come aumenta fortissimamente nei primi spessori dello strato, ma poi praticamente rimane costante. Quando arriviamo, diciamo, a 12-13 mm di spessore, siamo arrivati praticamente alla resistenza massima, e oltre non vale la pena di andare. Ecco perché le vetrocamere di solito hanno spessori di 8, 10, 12 mm al massimo. Oltre questo spessore non vale la pena di andare, perché oltre lo spessore di 12 mm noi non aumentiamo la coibenza termica, la resistenza termica di questa vetrocamera, resta praticamente costante, anzi si abbassa leggerissimamente. Però ciò che possiamo fare per aumentare la resistenza termica è adesso agire sul termico.